Abbiamo avuto l'occasione di presentare per la prima volta lo studio More Care, che è uno studio internazionale in cui l'Italia ha avuto un ruolo di primo piano. Il 53% dei pazienti arruolati in questo studio sono stati arruolati in Italia e abbiamo avuto l'occasione di presentare alle hotline i risultati di questo studio randomizzato che valutava l'impatto del monitoraggio remoto in pazienti con scompenso cardiaco impiantati con CRTD. Le abbiamo presentato, abbiamo anche avuto la pubblicazione online nella stessa giornata del lavoro sull'European Journal of Heart Failure. Nella stessa seduta era presentato un altro studio sulla stessa tematica, uno studio un pochino complesso che ha escluso ogni vantaggio del monitoraggio remoto. Viceversa, il nostro studio ci ha detto che dal punto di vista della parte economica il monitoraggio remoto ha un ruolo importante, permette di risparmiare soldi nella prospettiva del sistema sanitario nazionale, anche nella prospettiva del budget del paziente, che può evitare trasporto in ospedale, in media 50 km ogni paziente deve fare per andare a fare dei controlli che spesso si risultano controlli di routine. Il monitoraggio remoto ha un ruolo importante, in Italia siamo impegnati come AIAC per il riconoscimento del rimborso di questa procedura in linea con quelle che sono le raccomandazioni delle linee guida internazionali.